Arrivata a Messina si era innamorata di un uomo e aveva deciso che fosse la persona giusta con cui costruire una famiglia. Lui, un 52enne impiegato, all'inizio della relazione si era dimostrato l'uomo dei sogni, avevano anche avuto un figlio, ma in 10 anni di convivenza le cose erano cambiate e il sogno di formare una bella famiglia insieme anche all'altro figlio che l'uomo aveva avuto da una precedente relazione si è trasformato in un incubo. Il 52enne violento ha cominciato infatti a trattare la donna come una cosa di sua proprietà, aggredendola fisicamente in occasione delle frequenti discussioni che nascevano fra i due. Insultata, picchiata anche con un batticarne, era stata più volte minacciata di morte e addirittura costretta ad avere un rapporto sessuale contro la propria volontà. E le aggressioni e le violenze fisiche e verbali andavano sempre più aumentando e si verificavano anche in strada o in presenza di altre persone. Ma la donna, più giovane del compagno, anche nella speranza di un cambiamento, non aveva mai richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Aveva continuato a subire i maltrattamenti, ma non solo, era costretta a vivere in una condizione di ristrettezze economiche perché il 52enne le concedeva solo pochi euro a settimana. Un incubo dal quale però la donna ha trovato la forza di uscire quando uno dei bambini è rimasto ferito mentre il 52enne aggrediva la madre. La donna si è quindi rivolta ai carabinieri di Giostra che con il supporto della task force specializzata e costituita a livello provinciale per il contrasto alla violenza di genere hanno avviato le indagini che hanno portato all'arresto del 52enne.